Buonasera a tutti, siamo qui con Don Davide per la serata inaugurale del torneo Sognare con i piedi. Buonasera Don, ci può dire quali aspettative ha da questa manifestazione e come ci si è riusciti a organizzarla? Grazie mille. Parto col dire come siamo arrivati qua, nel senso che è stata un'idea che ha voluto volare un po' in alto, perché abbiamo pensato a un torneo che potesse essere diverso dai soliti tornei, sia in ordine a quelle che sono le partecipazioni. Vedrete che le magliette sono dedicate con frasi personalizzate, senza sponsor. Vedrete anche che non ci saranno premi in denaro. Abbiamo scelto anche la possibilità di rendere i vincitori o comunque i protagonisti a loro volta testimonial di messaggi che verranno poi lanciati sul nostro territorio e che avranno a che fare con messaggi di carattere educativo. C'è stato un buon lavoro, un grande lavoro direi, da parte di un gruppo organizzativo che ci ha creduto, ha messo molta passione e ha coinvolto molta gente e soprattutto si è rivolto a questa fascia d'età che aveva bisogno, secondo noi, di essere ravvivata su certi aspetti, il coinvolgimento in oratorio, il rivalutare anche alcuni valori, alcuni aspetti legati al divertimento e a ciò che potesse comunque creare aggregazione e comunità. Che attese ho? Le attese. Le attese è una parola grossa. Io penso che l'impegno porterà sicuramente dei frutti. Già vedo che la partecipazione è buona, l'interesse è tanto, e quindi c'è solo da sperare che anche il tempo ci accompagni e che tutto possa proseguire bene. Grazie mille, fate bei sogni. Buonasera, siamo qui alla fine della partita tra Sampdoria e Argentina. Sampdoria è Sampdoria, come diceva Boskov, l'allenatore della Samp di Vialli e Mancini, che vinse l'unico e favoloso scudetto del 1991. E come dicevano loro, il calcio è un gioco e ai giochi si gioca con gli amici. E non c'era nulla che facessero senza divertirsi. E voi vi state Sì, divertendo? molto. Abbiamo voluto utilizzare per la maglia della Samp, a mio parere una delle più belle del calcio italiano, il messaggio motivazionale "Cadi 7 volte, rialzati 8". Cosa ne pensi? Penso che sia una frase molto bella e soprattutto in questo periodo dove c'è stato anche l'alluvione nel centro Italia, penso che sia una cosa che è molto utile. Grazie mille. Grazie a te. Allora, Argentina. Per l'Argentina, altra maglia bellissima, ci siamo lasciati ispirare dalla leggenda Diego Armando Maradona, il genio che ha cambiato la storia del calcio. E come ha dichiarato lui da bambino, a proposito di sognare con i piedi, aveva due sogni. Il primo era giocare il mondiale, il secondo di vincerlo. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno è di anch'io giocare il mondiale e magari giocare anche alla Champions League. Sto facendo un bel percorso con la Cremonese e spero di diventare un professionista e di avere un contratto nel futuro e di giocare al meglio delle mie possibilità a ogni chance che mi si presenterà davanti. Complimenti. Abbiamo scelto per la maglia dell'Argentina la frase motivazionale "Neanch'io ti condanno". Della serie, come diceva Lupo Alberto, scusa, tutti hanno la possibilità di commettere errori. Tu che cosa ne pensi? Noi pensiamo che gli errori non definiscono le persone, ma è quello che fanno dopo che conta. Sì, è molto giusto, difatti una persona si vede da come reagisce dopo un errore. Oggi ho giocato in modo discreto, imparo dai miei errori e la prossima partita vediamo di come migliorare i miei errori. E tutti sbagliano, siamo tutti umani e fa parte della nostra vita sbagliare e tocca a noi dopo reagire e fare le scelte future in una maniera migliore. Grazie mille. Buonasera, siamo qui al termine della partita tra Palermo e Sudafrica.
La maglia del Palermo, rosa-nero. Dovrei dire che in questo torneo ci voleva un po' di rosa, oltre alla presenza di Mara Lavagnini, giocatrice dell'Olanda. Per noi questa maglia rappresenta Palermo, la città di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno dato la vita per la legalità e la lotta alla mafia. Abbiamo pensato questa maglia con l'intenzione di non dimenticarli mai e abbiamo voluto utilizzare una citazione di Einstein. La forza di una persona è il risultato di ciò che ha superato. Ti ritrovi in questa frase? Sì, la vita ti colpisce duro, ma lo sport ti insegna a rialzarti. Grazie mille. Allora, Sudafrica. Questa è una maglia che non ha una grande tradizione calcistica, ma ce l'ha nel rugby, perché nel 1995 il Sudafrica vinse la Coppa del Mondo di rugby a Johannesburg contro i fortissimi All Blacks. Quella vittoria contribuì a unificare il popolo di quel paese, ancora fortemente diviso intorno ai temi razziali. Nelson Mandela, leader pacifico della lotta all'apartheid, ne era diventato appena presidente dopo 27 anni di prigionia. Quindi abbiamo scelto di scrivere su questa divisa la frase di una poesia che Mandela amava leggere per resistere a quanto subiva durante gli anni di carcere. Sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima. Ti senti capitano della tua anima? Sì, penso di sentirmi capitano della mia anima, del mio spirito, ma anche del mio destino. E se posso citare un detto di Mandela dove dice che se a un uomo parlerai con una lingua che comprende, farei centro, ma se gli parlare con la lingua che conosce, gli entrerai nel cuore. E con questo torneo penso che abbiate colpito il cuore di tutti e siete entrati nel cuore di tutti noi. Buonasera, siamo giunti al termine dell'ultima partita della prima giornata di torneo Sognare con i piedi. La partita si è disputata fra Italia e Brasile. Beh, per la partita Italia-Brasile non posso condurre un'intervista come le precedenti, perché evoca sfide epiche e leggendarie. La più leggendaria di tutte fu quella vinta dagli azzurri nel 1982 per 3-2, con tripletta di Paolo Rossi, che fino a quel momento aveva disputato un pessimo mondiale. In quella partita Paolo Rossi ripagò la fiducia del suo allenatore Enzo Bearzot, segnando 3 gol al talentuosissimo Brasile dei 10 numeri 10. Proprio lui che era reduce da 2 anni di squalifica per il calcio scommesse e che nessuno in Italia, tranne il suo allenatore, avrebbe voluto vedere convocato per il mondiale. Questa partita celebra l'importanza di saper credere negli altri, ma anche nel sentire che qualcuno ha fiducia in te. Con lo stesso spirito, gli organizzatori del torneo hanno scelto di credere in voi. La sentite questa fiducia? Direi di sì, non c'è rappresentazione più bella di un torneo organizzato solo per giovani che hanno il compito di ripagare la fiducia che ci hanno dato gli organizzatori a mettere su un torneo così bello con magliette, squadre, frasi, bellissimo, non sta altro che ripagare questa fiducia, tocca a noi come negli anni futuri. Cosa ne pensi? Io confermo quello che ha detto Bettegazzi e anch'io sono molto contento di questa fiducia che ci dà anche il Don, l'oratorio, tutti i collaboratori e sono molto contento anch'io, grazie. Siamo certi che come Paolo Rossi ci ripagherete. Dall'oratorio San Luigi di Leno è tutto, fate bei sogni. Ok, perfetto, per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione e per aver partecipato, buona serata. A domani.